아니 참말로라 마토델레 봉조노 토디 데비타 코두베 나나나 코기도 오케이 센토 센티테 투티 시노 따티 390 담볼라 간조 데체 주디치 아니 도마티 토서치 사토 간조 레린 라파치 마뉴에치 도마티 토사치 Ani teishogu lo lorokutu te chee. Ani teishogu nganzo u tu le lemme pati hee te chee. An tani nganzo tsawa tatumni tangze we gom jayu inbayi definition kari inbayi ti koro shwee atoos kine owa tate Cominciamo um, con il recitare alcuni mantra di Tara al fine di um, eliminare uh, gli ostacoli, e dopodiché uh, facciamo, uh, pratichiamo come, um, come abbiamo fatto ieri la uh, respirazione uh, per uh, i nove cicli per uh, purificare il, il vento stantio, e dopodiché mediteremo un po' sul respiro. E poi facciamo una meditazione di 5 minuti in relazione alla vacuità. E, dopodiché eh, spiegherò un po', eh, la cosa principale che spiegherò oggi eh, sarà eh, riguardo alle afflizioni che fungono da, ehm, da ehm, oscurazione rispetto alla, a questa chiara luce, che oscurano questa chiara luce, e darò un po' eh, le definizioni di queste eh, varie afflizioni.

Pulizia dei venti. Quando fate questa respirazione, pulendo i venti, eh, cercate, se potete, di, di pulirvi la, il naso. Insomma, soffiarvi il naso. Come abbiamo fatto ieri. Eh, mettiamo i pollici eh, in mezzo al, alle mani e chiudiamo sopra i pollici con le altre dita. Quando. Um, quando. Um, chiudiamo le mani in questo modo, poi le mettiamo eh, alla sulla parte superiore delle gambe e, e in questo modo e, tiriamo su la estendiamo la, la nostra schiena e restiamo dritti con la schiena dritta quando pratichiamo lo yoga qual è la postura migliore è avere una schiena gritta, la, la testa eh, allineata, ma un, un po' piegata verso il basso. Mm. Se, ehm, per capire se la posizione va bene eh, dovrebbe, ehm, quando voi fate, eh, scuotete la testa in questo modo, e dovrebbe essere facile e agevole farlo, non dovrebbe essere difficile. E più riusciamo a far sì che le nostre ginocchia uh, tocchino il, il, il terreno, il luogo d'appoggio, o, o comunque siano eh, più sono vicine al terreno, migliore è la posizione. Alcuni praticanti di meditatori, eh, alcuni yoghi, eh, dicono che um, queste posizioni, questa posizione, eh, anche questa so solo la posizione di per sé è eh, di beneficio eh, per il nostro corpo. All'inizio bisognerebbe eh, con, la, uh, con la mano destra eh, estendere eh, anche con il, con il dito indice destro esteso estendere la mano in questo nel modo che avete visto. Quindi si parte, eh, si parte con la mano uh, all'altezza del proprio cuore, la si estende, poi quando la si tira indietro, come avete visto, si tappa la narice eh, destra e si inspira dalla narice sinistra. si <tipo> Quando uh, inspirate cercate di inspirare il più profondamente possibile, cioè respirate più aria che potete, dopodiché la trattenete un po' e mh, dopodiché la, uh, la mh, eh, espirate. Oh, yeah, Cominciamo.

Quando uh, siamo da soli e facciamo questo esercizio dobbiamo cercare di farlo più forte che possiamo. Più noi riusciamo a espellere l'aria la, eh, con forza, meglio è. E quindi inspiriamo, tratteniamo un po' l'aria e poi la buttiamo fuori più forte possibile. E più forte la buttiamo fuori, più um, questo aiuta a, um, a pulire eh, questi, questi venti e tuttavia quando siamo in mezzo a tante persone eh, potrebbe essere un po' strano perché eh, facciamo um, questo rumore e potrebbe anche uscire del muco e quindi eh, potrebbero guardarci un po' in maniera un po' strana. della poi io Adesso con la, la mano sinistra Adesso inspiriamo da entrambe le narici più a lungo che possiamo, dopodiché tratteniamo un po' il respiro e poi lo buttiamo fuori eh, con forza tre volte. tāndi nāmbadze nā ju sōsoyo ki kāmba rōmla tse <laughs> dukāla tāndi tāngi ngay laba nā shi <laughs> chini 테마숨 tāmbu laba <laughs> yéngi tamasum, yéngi tamasum āni nāku ni ñamdo uya mā tōnglai <laughs> tamasum tila lō rō gu tu sē yore ti ko traditione Questi ehm, cicli di tre respirazioni eh, dalla, da una narice, tre respirazioni dall'altra ehm, e tre respirazioni da entrambe le narici sono chiamate ehm, eh, respirazioni nove cicli per, ehm, eh, sul eh, vento stanti o per la pulizia dei venti stanti. E c'è cioè, un modo di farle in silenzio senza emettere un forte suono, e un altro modo di farle invece eh, proprio con forza, con, eh, facendo, eh, facendo rumore. <totipo> come abbiamo detto ieri questo esercizio andrebbe fatto eh, alla mattina prima di colazione prima di aver mangiato qualsiasi cosa e, quindi ora eh, avete già tutti fatto colazione eh, quindi eh, diciamo che non è eh, non va bene farlo eh, a quest'ora pīyō yō gīn dāngyō patsyō yī ṭindēy shokyē shūk sē mā chū yō ngē yā tē yā tē lorō ngū chū tē chik chē tā nē yā ngē khāsa shū yā kē kāmbē tū yā tē mā sā chitā yā tē pūmbā tā yā chē anā ngō tē

le pratiche di yoga di questo tipo che vengono fatte alla colazione, eh, scusate, alla mattina prima di colazione c'è eh, questa respirazione in nove cicli. Ehm, Un'altra cosa che, eh, che viene fatta è ehm, il, questo massaggio che uno l'abbiamo visto eh, ieri sulle piante mm -hmm. dei piedi o quello sulla, um, sulla testa con i pugni chiusi. Ehm, ci sono dei meditatori dei praticanti di yoga che ehm, che dicono che eh, spiegano alcuni esercizi che ehm, hanno a che fare con il ridere con uh, con la risata uh, altri tipi di esercizi del genere a diamo guetantella con lui che non va meno sombre cd tambo taccato scintene che muochi e ne do di so pughe dinia samaya toye kere ya trya la na to to tai di so pe na lo khia uh. nuke uh. no tham mm se -hmm. ra um, ta na uh, ge jala samaya to to primo ci sono possiamo vedere tre, uh, tre aspetti di questo esercizio sul, sul ridere um, il primo um, riguarda il, uh, il fare una risata eh, facendo eh, piegandosi in avanti, come avete visto, e in questo modo eh, scuotendo eh, tutto il corpo, quindi anche facendo eh, venire in su eh, un po' il, gli organi interni. Se si Se le

e una risata estendendo uh, la gamba sinistra, sempre ehm, con questa uh, risata che viene proprio dal profondo del, del nostro corpo, dalla base del nostro corpo. Uh, ho pensato quest'anno, uh, nel ritiro di, di quest'estate, di una settimana, di mostrarvi questo esercizio. Uh, væyreena, okay. então, -te -te si, eh, si dice che eh, facendo questi esercizi alla mattina prima di colazione ehm, questo eh, dà, eh, fa una grande differenza rispetto al corpo e rispetto alla mente <commerdelete> Singchen Miseke Mesa, Mimei Lutongseke Dawa, Misozo Mata Mesa Gi, Ani Ritek Tani La Gomjia Dinketsu Muni Jinang Khonzu Paatevayi Nan Noji Samaha Lepa Yapo Yo Mare, Khonzu Dingsa Nachi Lute Tse Tani Cheyi Yo Mare Yidu Khonzu Naro Chutu Naro Ne, Loro Gutu Gu Nyamle Ta, Tanda Gemo Geya Gi, Lungjo Thang, Yoga Gu Nyamle, Desu Chedi Dukala Supote Pei Yapo Degu Sare, io uh, di Una volta i, i, i praticanti che andavano a meditare in ritiro um, non avevano cibo di grande qualità, avevano cibo di, di insomma di, di, di scarsa qualità, e non facevano um, particolare um, attività fisica. Non avevano molte cose che sostenessero la, la, la salute del loro corpo. Quindi questi esercizi, queste pratiche di yoga, erano, ehm, rendevano il loro corpo in salute e ehm, non eh, troppo grasso, non troppo magro e proprio con un'apparenza ehm, luminosa, eh, proprio avevano una, ehm, una, un modo, un aspetto ehm, chiaro e, e quasi scintillante. Ṭamu nīyīchī na tīṋ tīī ki tá yoga ñamli tī tīṋ sāntā pa shē bā yī na Ṭapi na yūru nā lō ki tá Italy, France, Germany, Switzerland tēsū nā lō la tī shū chimbō chē tā bā yī bā yī na kar sā na lōmbā hā lēpi develop yā jē chimbō sōng tsā pa chē rē shī la tá kar gorsana khā sā tī sō sembali ki dhū tsē sanā tá sembali lū ki anī mēngā ti gu gu yore

ce lo che già che penjo da yakari chapsi o politiche dottrine dono macine e ronaldo rimane do 86 sama ji se Un farlo hm 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 di colore money adesso in paesi come l'Europa quindi in Italia in Francia Svizzera Germania Paesi del genere eh, hanno visto un notevole progresso, eh, sono paesi molto progrediti soprattutto dal punto di vista tecnologico, insomma, dei, del, dal punto di vista materiale. e Di cosa hanno bisogno principalmente le persone che vivono in questi paesi? Hanno bisogno di qualcosa, come dire, una medicina che ehm, eh, sia, di loro di, sia loro di beneficio per rilassare la mente. Questa è la cosa di cui principalmente hanno bisogno queste persone. Eh, una volta ehm, in, uh, in Tibet, si, i, i, coloro che praticavano, uh, che meditavano, pensavano soltanto in, in generale, insomma si pensava principalmente eh, alla religione, al praticare e, e quindi non si... Poneva tanta attenzione al, allo sviluppo esteriore e quindi adesso questo magari eh, c'è il problema opposto. Quindi, ad esempio, in paesi come l'India eh, ci sono problemi eh, a livello materiale, a livello di, eh, no, di progresso della società, della, eh, dello sviluppo tecnologico, eccetera. Oh, yeah. Adesso facciamo la meditazione osservando il respiro che ha lo scopo principale di rilassare la mente. <sessizia> Ora, ehm, facendo questa meditazione, quando si parla di calmo dimorare, eh, ci sono due ostacoli principali che sono il torpore e l'eccitazione. Eh, riguardo a questi eh, tipi di ostacoli, che cosa sono, come funzionano, come ehm, prevenirli, eccetera, eh, ora non c'è tempo di andare così nel dettaglio, quindi li spiegherò eh, dettagliatamente durante il ritiro in estate e adesso in questo breve tempo eh, quindi senza entrare nei dettagli pensiamo semplicemente eh, a fare me questa meditazione con lo scopo di eh, rilassare la mente. Mm. Adesso, quindi, facendo questa meditazione sul respiro, vedete voi come farla. Se eh, per voi è più di beneficio contare i respiri, allora contate i respiri, altrimenti. Eh, se vedete che il contare i respiri vi distrae e non è eh, di aiuto per mantenere la mente focalizzata sul respiro, allora semplicemente ehm, sappiate, notate il respiro che entra e il respiro che esce. Semplicemente siate consapevoli ehm, del, ehm, della respirazione che entra e che esce. Quando si di di wilda gan pray wo an jante rahapivana senshu ko a어� wàndhāna sak kuthamas. ̄�� Kaz compute ká неёi di ia sak ̄iTV Truそして 한번 rawa kikarän argāf tim çaì yang ti egá piká pa papára ks throughout che wó다 áng ̄è nóku adamíbyo táñi áim a kiñi reju guarda Ok, cominciamo. No, si sente, eh, sì, non, non si sentono rumori ven che vengono dall'esterno, no? Eh, io sento bene, quindi. Cominciamo. <ride> Ora abbiamo, uh, se avete contato il respiro, uh, probabilmente non, no, non sarete arrivati tutti insieme, perché uh, ognuno di noi ha una respirazione di diversa lunghezza, no? qualcuno uh, ha respiri più lunghi, qualcuno ha respiri più corti, corti quindi. e avremo finito in punti diversi. A najuta najo pacu ul mi pate de che ci bocca ci di Ta ngara cu kadu ina ngara cu sopo de kawa yena u te yoya i kire. U me na sopo ne ta me baita. Te na kadu ina ma de mi pate ala la ci. ta ku da wo ci ke go ye ci. U khora la mi pate de bo yo ba. U da nyu cu nin de wa i ta. U te la mi te ya de. e poi faccio io gli yoghi coloro che, ehm, che, che praticano eh, che meditano ehm, hanno, considerano il respiro come qualcosa di molto importante la ragione è che il respiro è con noi con una sta insieme a una persona per tutto il tempo eh, se il, il respiro manca la persona non vive e ehm, e quindi è qualcosa di conveniente su cui meditare, non dobbiamo cercare particolari oggetti esterni, ce l'abbiamo sempre con noi, quindi è qualcosa di davvero comodo, facile e quindi è considerato un ottimo oggetto da utilizzare in questo contesto. tāṅ wē shi ngā ju khāsa ngō te du du tu shū yu re. Tsa wē ngā rā chu mi mē tsē na lō la chik sim na lō la dewa ji kye wē yī na da, du ngā ji kye wē yī dewa ma dewa, du ngā ya ma yī pa, tiñi se wē. Ti ge ki tsua ngā ju kye nē rō de ya, ti tham che, bēs che sati kawā la bēs che nē, ma ngā shi tsū wē wē se na, ngā se de chiki, ngā se sa chiki sō sō shokya lā ni, sō tena dana yu sha sha che de ya Quindi ieri abbiamo dato una uh, presentazione eh, riguardo al, al, al punto principale. E, mh, nella nostra vita, uh, qualsiasi uh, sensazione uh, che sia piacevole, che sia spiacevole, o sensazioni che non sono uh, né l'uno né l'altro, uh, quindi né spiacevoli né piacevoli, sono sensazioni neutre, tutte queste qual è la base da dove... Um, Uh, arrivano su cosa si basano tutte queste sensazioni, eh, su, questo, um, su questa concezione di io, uh, del, um, di questo sé come uh, un oggetto, qualcosa che possiamo proprio uh, indicare, qualcosa che proprio diamo per scontato che okay, è lì, come uh, un oggetto che possiamo indicare. Quindi questa concezione del sé.

Quando ci capita di sperimentare dei problemi con la nostra mente, ci rendiamo conto che ehm, in queste occasioni, quando sperimentiamo dei problemi, ehm, la nostra mente è in relazione o con l'attaccamento o con la rabbia o con l'ignoranza, con uno di questi tre. Sì te dilam me pe ngarajule sapa chapachapati yopaita dida rana dawa chi etike te dutuba marana ane lo pha bata sabam machi bachaya yonde dia de chap de hoyo ora quando noi ehm um, um, abbiamo quando sorge attaccamento bramosia verso eh, oggetti come cibo uh, o qualcosa da bere o um, un posto dove stare, un'abitazione, um, vestiti e così via. Um, se, eh, cosa pensiamo, eh, cosa succede nella nostra mente? Se noi troviamo, otteniamo qualche oggetto che è concordante con ciò che cerchiamo, allora siamo contenti. Se non otteniamo ciò che cerchiamo, eh, siamo scontenti. Questo è in relazione con l'attaccamento. taa tinsaa nishupenla yimbayi na ane mutat zipota, khambat zipota di mara pi ka nge ra na sambachika ra yuduka laya filin tambo nganzui, tembora rilishu chibu gawa chidhiyachika yaa mara na sadhu chidhiyachika taa tinsuu la Pensiamo, um, quando abbiamo o, o vogliamo avere una bella macchina, una bella casa, uh, no? una macchina magari eh, di un certo tipo, appariscente, una, una grande casa, eh, noi la vogliamo e se non la otteniamo allora questo è un problema. Noi pensiamo, se io potessi avere questa casa, se io potessi avere questa macchina, magari l'avessi, no? Eh, quando otteniamo queste cose siamo felici, se non le otteniamo siamo scontenti oppure quando magari abbiamo degli amici qualcuno che ci aiuta ehm, allora ama, abbiamo attaccamento per questa persona quando ehm, qualcuno eh, non vuole essere il nostro amico non ci vuole aiutare sviluppiamo rabbia avversione per questa persona tutti eh, questi ehm, queste coppie hanno a che fare con l'attaccamento allora uh.

a cui è andato incontro una nazione, questo può essere diverso. Ad, ad esempio, ehm, in Asia ci sono tanti paesi eh, dove c'è molta povertà e eh, tantissima gente ehm, ha un attaccamento principalmente nei confronti di eh, cibo, eh, vestiti, no? questi tipi di, di, di beni. Quando qualcuno poi magari, ehm, o qual no, qualcuno ha una situazione economica migliore, quando qualcuno eh, vive eh, in una situazione eh, di maggiore eh, insomma, di, di, di maggiore benessere, magari non ha più bisogno, eh, non ha più un grande bisogno di quelle cose, non ne, ha, eh, non ne sente la mancanza, e eh, in questo caso aumenta l'attaccamento per per la lode, l'attaccamento per la fama e, e cose del genere, per essere, no, per essere considerati importanti e cose del genere. Quindi in base alla propria situazione si può avere eh, tipi di attaccamento diversi. E, chi ha una... no, e quindi eh, magari uno che non ha problemi di cibo, di vestiti, pensa se io ottenessi questo stato sociale, se io eh, magari io eh, fossi considerato così dagli altri, magari io fossi famoso e così via. dā tīndī yī tsā tē tōṋ kīyā lō ngā zhū tūs ki nē kōrā jyā sō nō yā pō shī tāṋ bā yī na tūsā kāwa tū tē yu rē sē na ngā sē sā chī kī rā bā ngā sē sā chī dīnā yu shā chā ki conta che sorva attenzione tensione lana care ha ha di Ora se ci pensiamo bene um, qual è il, il punto uh, focale da cosa dipendono queste, um, queste afflizioni che, eh, che abbiamo visto eh, il punto su cui vanno a parare alla fine eh, è proprio questa sensazione di io, quando noi pensiamo io in modo molto intenso, e soprattutto pensiamo io come un oggetto che sta lì ed è indipendente da qualsiasi altra cosa. E poi lo consideriamo come qualcosa di molto importante, no? E questo, um, questo tipo di concezione appunto la concezione del sé, e da questa concezione del sé derivano uh, tutte le altre afflizioni, attaccamento ehm, e rabbia, come, eh, come abbiamo appena visto. <trici> shuk chettāvayi nā kāntzūla kāngi tegī yuicā sōsū sēmbātē lūlū sūyātā sēmbātē constant capitalistic hēyāgī mī tsōtī chik te rāñī kā rāñī nā lū tsūtānī anē anālāti kala mēditi kē chik anē nīpātī nā kāntzū shilōgū tuñchīyé kēchāna sōsū una mia teoria, una mia opinione Questo è, è, è quello che penso comunque: ehm, quando noi abbiamo un, un problema, ehm, stiamo, stiamo male con la nostra mente. E la cosa principale è no, queste afflizioni, attaccamento, rabbia, eh, ignoranza e ci causano eh, no, problemi, ci causano infelicità nella nostra mente. Ehm, quindi per, ehm, per avere, per ottenere eh, serenità, felicità, tranquillità a livello della nostra mente, qual è la cosa principale? Una cosa è ehm, la meditazione analitica, questa è una parte, e poi eh, anche eh, cercare di, ehm, di risolvere i problemi. Se ci sono dei problemi ed è possibile risolverli esternamente, anche quello è, è importante. Pei na loo loo traditionally aanii main focus chee dee Su su la tsui ka loo dee, dee jan jaa gom jaa nee. Su 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 la ka tsui loo nee, Sonung Tanya daa, Sengkhom daa, dee se yaa tsuo gom jaa yaa daa. Ka tsui loo dee jan jaa taa yee dee chee. Aanii shi loo dee pei naa, taa nga ju yo maa rei, sawo chee ju yo maa tani chene taa shiru lupe na mikaashe 땅이도 tani kamba chimbo yajetang yidugala taa tenso go maare, tenso khaa chegure, tenso ngaantso chapa shu chimbo pena, sengkwa lakang ye thikare sikne tibi-tibi tibisi ngaalu tani chaja labne, aani chidugana lomba kharo pangu chana, lomba chambu chana yidza shu

quindi eh, praticare sul lavorare con la propria mente, eh, sul meditare, quindi facevano una, una, facevano una pratica e si focalizzavano totalmente all'interno. Quindi cosa si diceva? Eh, non, è, eh, non è appropriato sviluppare attaccamento, non è appropriato. Ehm, Generare eh, rabbia non è appropriato arrabbiarsi, quindi eh, non c'è bisogno, eh, non abbiamo bisogno di case grandi, di belle case. Eh, più eh, lo sviluppo esterno, eh, più, più mh, come dire, ci si concentra sul, sul miglioramento esterno, più sorge attaccamento, e se sorge attaccamento forte, questo causa problemi alla mente. Ora, eh, andando avanti in questo modo, il Tibet è rimasto una nazione povera.

Quindi ehm, quello che accade eh, ai giorni nostri è molto buono. Da un lato, eh, si cerca di, ehm, di migliorare le condizioni esteriori, le condizioni economiche, le condizioni eh, della società. Dall'altro, il ehm, Concentrarsi eh, sulla propria mente all'interno, meditare. Ai giorni nostri sta crescendo no? l'attenzione eh, per la psicologia buddista. Quindi, io penso che la cosa migliore sia davvero unire questi due aspetti. Sì.

Infatti il governo cinese dice che la religione, lavorare sulla propria mente, meditare questa pratica, il buddismo, è una fede cieca e quindi blocca, cerca di bloccare, di impedire di avere molti monaci nei monasteri e quindi lasciarli praticare, meditare e così via. Quindi la cosa principale è la nostra mente. Se l'attaccamento è troppo forte, allora abbiamo dei problemi. Se eh, la rabbia è troppo forte, abbiamo dei problemi.

quindi per quanto riguarda queste tre afflizioni, qual è il, il punto principale, l'origine dove eh, cercando nell'origine dove andiamo a parare? Andiamo a parlare sulla concezione del sé, quindi eh, un, questo io come, ehm, come eh, proprio ehm, il, un supporto di noi stessi, come ehm, questa concezione no, dell'io come un oggetto che possiamo eh, indicare, e ehm, più ehm, è, è in questo modo ci consideriamo più importanti degli altri e desideriamo. Uh, avere tutto per noi quindi noi pensiamo um, se io avessi questo se io avessi questo magari avessi questa bella macchina magari avessi questa bella casa quindi diamo un estremo valore a noi stessi e da questa concezione poi sorgono uh, tutte le altre afflizioni <truirà>

Eh, noi fino ad ora abbiamo continuato a concepire questo se, come se fosse ehm um, o la di so parte <totipotente> de de sede crea una serie nata nasce di supporto no ma ma gi gi catino mai appoi ah docia me so 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 lo supporto che devi dire quindi la sola so, 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 so. Eh, sì, quindi questo io che noi eh, supportiamo, che noi supportiamo continuamente ehm, e vediamo proprio no, come un oggetto che sta lì, ehm, questo io, la cui concezione in questo modo noi ci portiamo avanti eh, fino ad ora, eh, se noi lo cerchiamo non lo possiamo trovare e questo è davvero sorprendente.

Eh, com'è, eh, in, in che modo esiste, com'è questo io, queste due domande per dieci minuti. Adesso meditate così per dieci minuti. Mm-hmm.

飞儿写那几的，但我民族是大的。考上日记，但我写起，说是难住落那些个日子，难落了。我写起，记不住，但我只能我写写起。他谈到我们教育那个呢，我民族上面那个了，三百多分，学习新，当这个他把个进下吧，听听嘛，最好了嘛，六个双头进来嘛，学习新个呀，他听那个潮民族，民族用的嘛，听的有声。 quando noi uh, facciamo questo tipo di meditazione analitica e, e, um, e ci chiediamo questo io questo io che concepisco così proprio dando per scontato che sia lì come oggetto e, e mi chiedo dov'è eh, dov'è nel corpo? Lo cerco nel corpo, dov'è nella mente? Lo cerco nella mente. E quando eh, arriviamo, se arriviamo alla, a pensare questo tipo di io, questo io eh, che abbiamo descritto, io l'ho cercato e non l'ho trovato, eh, possono sorgere due tipi di sensazioni. Una sensazione è una paura, una paura del pensare io non esisto, la persona non esiste. Um, un altro uh, tipo di sensazione che può accadere um, quando uh, appunto si si rende conto che questo uh, oggetto di, di questo modo di apprendere, quindi uh, questo modo di apprendere uh, il sé proprio come uh, un oggetto che sta lì, uh, trovabile, uh, che questo oggetto non c'è, allora a quel punto può sorgere, uh, nell'altro uh, nell caso

Dica uh, lo amare l'onela. è lo giusto niente, lo l'anno scorso, durante il ritiro estivo, una, una studentessa mi ha raccontato una bellissima storia. E, um, lei era stata uh, in ritiro per 20 giorni nel, nel ritiro che abbiamo fatto l'anno la, precedente. E, e, e quindi poi l'anno successivo, che sarebbe l'anno scorso, eh, mi ha raccontato questa storia. Ha detto che eh, le era capitato di litigare con suo marito e eh, appena iniziato a litigare, eh, il secondo istante, lei, eh, lei mi ha detto, il secondo istante ho pensato, beh, questo se, questo io eh, che concepisco in questo modo, questo io, questo se non esiste. E l'istante successivo si è messa a ridere.

Quindi che si tratti di rabbia, che si tratti di uh, quindi la nostra mente che si che si arrabbia, che si che diviene infelice. Ehm, quando, uh, quando noi pensiamo ehm, io ehm, e pensiamo a questo io, concepiamo questo io come lì, proprio come un, un oggetto, eh, meramente, eh, totalmente un oggetto che possiamo trovare. Ehm, e, e pensiamo io voglio essere felice, pensiamo io eh, sono diverso rispetto agli altri, io eh, sono speciale e così via. Quando sorge questo tipo di sensazione, allora senza indagare noi, senza indagare su questo se, su questo io, ehm, c'è o non c'è, eh, proprio dando per scontato che sia lì come qualcosa che possiamo trovare, allora sorge questa concezione del sé e sorgendo questa concezione del sé, eh, siamo poi pronti ad arrabbiarci subito, eh, l'attaccamento può sorgere eh, in qualsiasi momento e quindi questo, proprio questa tendenza a uh, far um, sì che la, che la rabbia sorga facilmente, che l'attaccamento sorga, sorga facilmente, è proprio dovuta alla concezione del sé. Sì nara ci che inzi menzi danti de danti ne cap se anche inzi ben che so automata da de dazi seduca ne ha le pinto cia negativo su cembicila inzi mente ora eh, se noi pensiamo uh, beh questo uh, questa concezione del sé io la devo eliminare la devo abbandonare e distruggere totalmente e fare questa cosa eh, davvero non è facile eh, quindi non è necessario uh, che noi ci chiediamo um, ho la capacità adesso di eliminare di um, distruggere di la concezione del sé oppure no eh, questa concezione del sé non è qualcosa di così negativo um, e dannoso come un forte attaccamento non è così negativo

Uh, ci troviamo a, uh, ad arrabbiarci, a, um, ad avere un forte orgoglio o una forte infelicità, abbiamo problemi, incontriamo problemi, la nostra mente infelice, scontenta. Ehm, cosa, uh, cosa possiamo fare? Ehm, cercando di non focalizzarci su, um, su o, mh, qualcosa di esterno, portiamo la nostra mente all'interno e ci chiediamo questo io, questo se, che io concepisco uh, come totalmente un oggetto che è lì, che può essere trovato, uh, com'è questo io, com'è questo sé? Se? Uh, se noi riusciamo e sappiamo meditare in questo modo, allora questo basta per far che la nostra mente naturalmente si rilassi. Se noi riusciamo e sappiamo meditare in questo modo, allora questo basta per far sì che la nostra mente naturalmente si rilassi. <totipo>

Ora, se siamo um, delle persone che non sanno come meditare, che non hanno esperienza nella meditazione, eh, normalmente cosa succede? Quando la nostra mente diviene eh, infelice, quando siamo scontenti, tristi, eh, cosa eh, pensiamo? In che modo cerchiamo di risolvere questa situazione? Pensiamo, cosa posso fare? Eh, cosa posso fare per, um, per, non essere, eh, per non essere triste, per non essere infelice? Eh, potrei andare a correre, potrei fare questa o quest'altra attività fisica, eh, potrei ehm, prendere eh, una medicina, potrei fare questo o quest'altro, quindi ci focalizziamo su delle attività eh, esteriori, su qualcosa, su delle soluzioni esteriori. Se invece noi sappiamo qual è il modo di meditare e ehm, ehm, poniamo attenzione, siamo interessati a questo, allora che cosa facciamo? Ehm, portiamo la nostra mente all'interno ehm, e ci chiediamo questo io, questo eh, se a cui io do così tanta importanza, che vedo come davvero qualcosa che sta lì, ehm, questa visione di questo io come co molto importante mi ha causato questo problema, ha, ha reso la mia mente così. Dove si trova questo se? Se noi lo analizziamo, lo analizziamo, non lo troviamo. Eh, questo, tipo di meditazione eh, rende la nostra mente davvero potente e capace. Moi ya <tipa> ta idu kala jema nga poma ya kala na ma chu ma le chu tiba ta na di re a de ne son che chu go de shi ma la te ne ya mi se ge sen ya ta ya ta to na ya phe do mo do Non lo so, non che è prece. Ora. Ehm, se, se verrete al ritiro a, a Pomaya, ehm, ci sarà l'occasione di fare eh, molte domande e risposte. E ehm, se eh, anche riguardo al modo di meditare, eh, ehm, apprezzerei molto. Anche se qualcuno, ad esempio, si eh, magari non conosceva eh, come si meditava. Eh, dopo di che ha, um, ha imparato qualcosa e magari l'anno dopo eh, mi dice eh, se ha provato a meditare, quali sono stati i benefici, eh, cosa pensa eh, della meditazione, qual è la sua opinione, quali sono le sue esperienze. Apprezzerei molto eh, questo tipo di interazione. <missima>

Quando parliamo di eh, attaccamento, eh, questo attaccamento, questa afflizione è qualcosa che si trova ehm, in eh, disaccordo con il modo di eh, morare, con la situazione, con il eh, modo di essere di un fenomeno. Eh, ora, ciò che noi ci troviamo, con cui ci troviamo ad avere a che fare può essere qualcosa di piacevole, qualcosa di spiacevole. Possiamo dire che eh, insomma, ciò che noi, di cui abbiamo esperienza ha una... Eh, piacevolezza o, um, o una eh, è qualcosa magari di bello, qualcosa di brutto. Ma questo attaccamento che cosa fa? Fa una sovraimposizione. Quindi, se c'è un oggetto che magari è piacevole, esagera le sue qualità piacevoli. Ehm, se eh, un oggetto ha ehm, delle qualità magari spiacevoli, ne esagera le qualità spiacevoli. Eh, in particolare le, le, le qualità piacevoli, parliamo adesso, no? e, e quindi noi pensiamo, possa io avere questo oggetto, ehm, voglio eh, impossessarmene, ehm, voglio, ehm, desideriamo essere più vicini possibili a questo oggetto, no? Avendone esagerato le qualità positive. Questo tipo di mente lo chiamiamo attaccamento. E, quindi in che modo ehm, questo... Tipo di mente uh, concepisce il suo oggetto, lo concepisce esagerando nelle qualità positive e volendosene avvicinare il più possibile. Scusatemi solo un secondo.

una mente che non si vuole separare eh, dal proprio oggetto, quindi una mente che concepisce, eh, che apprende il soggetto nel modo di eh, non volersene separare, non volerlo eh, lasciare. <sussurra>

Quando abbiamo, parliamo di attaccamento in generale, eh, parliamo di attaccamento verso oggetti piacevoli. Però, se ci chiediamo, questi oggetti dell'attaccamento devono necessariamente eh, essere oggetti piacevoli? Eh, penso che questo eh, non sia necessario al 100%. per sì. yīn jīya wō bīrī fūr tāpa chī kōdhēk rēt. Tā pēcchā nā rōla yītō gōngā sēyati yīn jī mīn jī bīrī fūr sēyaka tani lō kōchū tī xamātā kāndā kū yū la tēpō chīk tī. Yū la tēpō sōsō lā chī gōyā kā sō nā pa chī. In generale, ehm, quando, ehm, quando parliamo di eh, qualcosa di piacevole no? si intende qualcosa di, eh, di bello, no? E, quindi questo è il modo in cui generalmente viene ehm, qualcosa di bello, di grazioso, insomma, no? viene inteso così. Ma nei testi eh, si parla eh, più nello specifico di ehm, oggetti. Ehm, che noi ehm, che noi vediamo come qualcosa di cui abbiamo bisogno eh, oggetti verso i sì. quali scusate ho sentito alle alle la quindi degli oggetti che noi vediamo oh, come vicini che eh, noi vediamo come qualcosa eh, di um, che va bene per noi, qualcosa di cui abbiamo bisogno, qualcosa di cui, ehm, a cui vogliamo stare vicino. Quindi penso che ehm, si possa intendere questo non necessariamente qualcosa che è in assoluto, o, o, come dire, che è considerato bello da, eh, da chiunque non <susurra> <susurra> Eh, mi chiedo se eh, nella psicologia occidentale c'è una tale definizione o una qualche definizione di attaccamento. È la tua è la... oh. Oh. Eh, so. Questa è una mia domanda eh, vi eh, propongo di...

Tanghi in dosciago e dosciago, iti muoio, non bacin zingare, ti sosoto matena, sambacic, ti sosoto katena, sambatricchi, lote in zitanga iures. La seconda afflizione è eh, la rabbia o avversione: eh, com'è il modo di apprendere da parte di questa um, afflizione? Um, questa afflizione vede il proprio oggetto come qualcosa di spiacevole come qualcosa di eh, non bello, di sgradevole. E, è quindi l'opposto dell'attaccamento. E questo tipo di mente, che cosa pensa? Pensa, eh, possa io separarmi da questo oggetto? Eh, vorrei separarmi, eh, magari potessi separarmi da questo oggetto. Eh, quindi questo è il modo di apprendere da parte di questa mente. Sì. 이때 먹어 와 야나 타니에 신 가르스나 미두파 드디치 따게 요레 따반나히 유데 이때 먹어 와 지다 미두비 라시 지 임바이나 미 현대 지가 따나 코 덴다비시 통고 위요레데 대 통고 요바레 소소소 콘트로티게 막인 제타치 수샤바 정착이 Allo stesso modo, uh, eh, come abbiamo visto per l'attaccamento, ehm quando parliamo di eh, dell'oggetto della rabbia, no, abbiamo detto qualcosa di spiacevole, di sgradevole. Eh, ma se questa spiacevolezza, questa sgradevolezza fosse proprio ehm, una qualità eh, dell'oggetto, allora ehm, tutti, anche le altre persone, dovrebbero vederlo in quel modo. Ma questo non accade. Eh, quindi eh, è proprio l'attaccamento no? che eh, attribuisce questa qualità, questa natura di piacevolezza, scusate la, la rabbia. di eh, spiacevole o sgradevole. E tat nambe shu na lo khar su ngu yure sna de den drive ta lo ni do de cha ta ani she da di ni la cha da ni se yure cha po di ka na kho nga ra su le ya ta ko na shu che mo ya che de ji de de lo bo de de cha pa che de ya de de di ni ka ka ge to ni che gi Quindi ma se sa che cane, Nei eh, testi buddisti si dice che um, questo, um, questo attaccamento, questa avversione che sorgono in continuazione, eh, soprattutto quando sorgono in maniera forte e intensa,

loo te strong tingi me wachi sui tabayi baayi na shuma tagi mi ti semba lulu wachi na mese che ya yoo joo chee tanga mi su tu nyam tu drabaan te baayi na yao mi ti semba chik nganda chabo maayi tabayi chabo maayi tabayi te se so so ten do chung juu chee kichenda al È davvero difficile che in questa vita noi riusciamo totalmente a eliminare la rabbia, totalmente a eliminare l'attaccamento. Penso che non ci possiamo riuscire. Eh, tuttavia, eh, se abbiamo come, ehm, come base questa meditazione sull'assenza um, sull del sé, allora eh, se riusciamo ehm, anche solo a ridurre, eh, a, a magari evitare a eliminare un forte attaccamento a eliminare a fare in modo di non avere una forte rabbia allora eh, anche solo in questo modo riusciamo a condurre una vita con una mente davvero tranquilla e ehm, poi non importa con chi eh, ci accompagniamo, non importa chi sono le persone con cui stiamo insieme, eh, riusciamo a stare insieme a chiunque eh, con una mente tranquilla, senza forte preoccupazione, senza ehm, arrabbiarci, senza sviluppare forte avversione, senza litigare. C'è un'altra cosa che Yubi dinshe karase na nani nga pomaya yudu kaale Amerike ge posachik, ta Koran yana shantai singisik du Nyingi tana nga ta physicist Ko nga eto ware, Koran ge wife de cheeme di tana tirayadu, Italy ke cheeme che Ko nye Rom le degi yue sata hmm. <San> <San> Ameerika taa Airtali cheeba kharadhoos nge kwa laki chee taa teeba te jeeba. Tee duka lakungi linga kharad nangadu se na Airtali mithi zo tse jaa naas, mingi tse shwana tse jaa naas, tse jaa jaa jaa, laas kooni ka jaa thongkaan doshaka rees. Ameerika mithi zo tse jaa jaa jaa, laas la, miree ka mendaari tee yungu rees. Cheeba tee rees, tes nguzu chee saa, Airtali mishitaa ki pozinaliti tee Penso che in generale in Italia um, le persone abbiano um, una buona, uh, un buon carattere, una buona um, personalità, che siano persone eh, buone, gentili. E, questo lo penso perché eh, quando ero a, a Pomaia ho incontrato uno scienziato, un fisico che veniva dall'America. Lui viveva in Italia da tanti anni: aveva uh, sposato una, una persona italiana. E, e quindi eh, loro due vivevano a Roma. E, e gli ho chiesto, uh, tu sei venuto dall'America e adesso hai passato tanti anni in Italia, che differenze trovi tra l'America e l'Italia? E lui mi ha risposto, eh, in Italia quando due persone litigano, litigano, litigano e poi vanno a bersi un, un tè, un caffè. E in America quando due persone litigano, dopo un po' tirano fuori la pistola.

Italia ita yaku soju nemar rishon pe suchimbo yutyo ge mirichi to kala tese yanti chewa yusare jeongdo tte it is just my personal feeling io penso che in generale eh, la personalità delle persone nelle varie nazioni nei vari paesi dipenda molto dalla cultura di questi paesi e, mh, e quindi ci sia una grande differenza. Penso che in Italia uh, ci sia una, una cultura molto ricca eh, e le, quindi anche un gran valore che si dà a questo, eh, e quindi questo abbia un impatto sulle persone. Eh, certo, questa è solo la mia opinione. Ne, chata, de chane, Abbiamo visto la definizione di. Ehm, le caratteristiche di ehm, attaccamento e rabbia, adesso vediamo quali sono quelle dell'ignoranza. Eh, Quando parliamo di ignoranza, ehm, c'è cioè, eh, questo termine che. Ehm, è, è, può essere chiamato anche è, oscurazione o oscurità, quindi è, um, ignoranza. In realtà, si possiamo tradurre anche con confusione. In questo caso, è comunque, ha uh, ciò che si chiama uh, che ha questa caratteristica che è un po' simile a questa um, oscurazione, la chiamiamo ignoranza. Tuttavia, per esempio, un esempio di questo:

Io non, eh, non medito l'assenza la, uh, del sé e eh, concepisco questo sé come qualcosa che sta lì, un oggetto, ehm, un oggetto che posso proprio toccare eh, e su quindi una mente che supporta questo oggetto come qualcosa di trovabile, di toccabile. E la non conoscenza eh, della, eh, di com'è, eh, di come esiste, quindi della, di, de del fatto che questo oggetto in questo modo non esiste,

Possiamo vedere due definizioni di ignoranza. Una, una definizione di ignoranza è la mera oscurazione riguardo al proprio oggetto. Ehm, Un'altra definizione è non soltanto una mera oscurazione riguardo al... Ehm, è anche un, um, un modo di concepire opposto rispetto al modo di dimorare di questo oggetto.

un, un esempio di, um, uh, di oscurazione, no? di ignoranza. In generale, possiamo vedere questa ignoranza come um, un uh, non conoscere, una non conoscenza riguardo ai, uh, al, alla realtà, ai modi di, di, uh, in cui stanno, in cui dimorano vari oggetti. Dri domino. <totipo> dāngzhī gīng zhītāṅ 모두 mūdhū tāyā 가르쳐야 sāvāndhavad 그래서 나 na dīyā pūshī tā thobayī mbāyī na dīyī wāngī chūngbī nyīmū bā thamchīyā lō shū chūnda tā thobayī yurī dī tā thobayī na rāshīngi sēngkhom lō ngā rāzu pēnā ngā gā 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 Tu, Madeia, ehm, che già detto, sei Ora, che cos'è, come possiamo, um, come dire, in un certo senso, misurare la, 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 la differenza tra qualcuno che ehm, si chiede come ehm, com che esiste questo se, questo se esiste oppure no, e qualcuno che non lo fa? Eh, se noi ehm, ci abituiamo a meditare in questo modo e riusciamo bene a vedere ehm, che questo sé, come lo concepiamo, non esiste, ehm, allora le afflizioni eh, diminuiscono e eh, naturalmente, ad esempio, come eh, parlavamo ieri, eh, una cosa che accade è che questa chiara luce si incrementa e il nostro, ehm, il nostro corpo e la nostra mente diventano più leggeri.

Adesso facciamo un'altra meditazione eh, sull'assenza eh, sulla del sé, su com'è questo sé, eh, per dieci minuti e eh, dopodiché eh, risponderò ad alcune domande e poi il tempo che avanza eh, mediteremo eh, altri cinque minuti e poi eh, ci salutiamo.

Ehm, apprende il proprio oggetto. Poi ehm, per andare più nel dettaglio, eh, quando saremo un po' a Maia durante il, il ritiro, ehm, affronteremo questo argomento molto più in dettaglio. <sessizia> Sono tanto vaina. Eh, ma se mi ci facciamo ieri, quando fate questo tipo di meditazione sul su, come il, il sé, come questa um, concezione del sé apprende il proprio oggetto, non dovete necessariamente essere da soli nella vostra casa, potete anche essere in giro. Ad esempio, siete al bar, state bevendo il caffè, eh, mettete eh, appoggiate sul tavolo per un po' il vostro caffè, vi rilassate e cominciate a chiedermi. Questo io, questo io che concepisco in questo modo, dov'è? Dove si trova? Se voi eh, fate quest'analisi in questo modo, allora se mh, davvero eh, fa una grossa differenza. Adesso cominciamo.

Quando avete un po' di tempo, quando uh, siete tranquilli, ehm, se voi eh, vi prendete un attimo per uh, distogliere l'attenzione dagli oggetti esterni e portare la mente all'interno, chiedendovi eh, qual è, in che modo um, questa concezione del sé eh, concepisce. Eh, il proprio oggetto ehm, dov'è questa persona dov'è questo io che eh, concepisco in questo modo ehm, o che la concezione del sé concepisce in questo modo ehm, se voi riuscite a fare questo tipo di meditazione analitica allora questo fa un'enorme differenza a livello psicologico ok oh, Vediamo alcune domande, eh, essendo ce ne tante ne abbiamo m, prese alcune da, eh, da ieri. Nella di Kasane, che la tiuasci, e da asunta, careina, girina la tiuasci. Domanda. È possibile che la meditazione sulla sofferenza del cambiamento possa condurre ad una repulsione per tutti gli eventi piacevoli della nostra vita, inclusa la conoscenza del Dharma e dei nostri maestri? Mm. 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 pēnā tā nian kā tī jāpo jī yōng sī kī repē pēnā tā ngān sō yī tu wāng wā kā rē yō na yaṋ mī tsē na lō lā tā yāpo na yaṋ nī tī nā shīng tā pēnā chē lō zhōng chē yā, chē lō zhōng chē yā tā nī lā mā tē yā tī tēn sō sā mā tā kā lō gō na mē bā chē yā kī nian kā 아 니테나 tíyo uh, ma ré. Njibí dungá tí yápo xí ngó téné ná yó 야 sónó tánba yíná áné námchú ñamlela yá xúqchénro. Tí xúqchénro róba yíná chíxéná yá soso námba chí yíná ná láma No, eh, questo no, non accade. Eh, quando noi eh, conosciamo bene la sofferenza, quando noi riconosciamo la sofferenza e eh, ci riflettiamo, eh, questo eh, ha, eh, dà come effetto una migliore pratica del Dharma. Se noi pratichiamo il Dharma, eh, meditando la sofferenza, eh, meditiamo il Dharma con più, con più intensità, la nostra pratica diventa più forte e migliore. E, se siamo, uh, siamo buddisti, ci uh, sì, eh, affidiamo a dei maestri, abbiamo eh, una fede nei tre gioielli, allora questo uh, affidamento al maestro, questa fede nei tre gioielli vengono rafforzati, diventano più forti e mm, non, eh, non accade eh, invece una perdita di interesse per queste cose. Mm.

लापचाति नरोनास करेक्ट ते गम जासे तो काल यिनजी मेनजी मिसे एक धसा मेसेज एकाला की डेटा मेसेज देगय तनी तो इसमारे गम जासे ती फेवेगची ती गम से ती त खम से ती तंदा चपरे युले या लोयाया दिपचे बची

Quando parliamo di meditazione non dobbiamo necessariamente pensare a, a dover meditare eh, in un luogo specifico, meditare a casa, eh, comunque dedicare un luogo speciale alla meditazione. Eh, la, quando parliamo di meditazione la, la parola eh, tibetana è gom. Questa parola eh, è simile eh, alla parola sempre tibetana gom. E la quale significa diventare eh, abituati, diventare familiari con qualcosa. E, quindi la parola eh, gom, eh, che traduciamo con meditazione, significa dare eh, una familiarità, abituarsi a qualche cosa. Quindi questo, con questo mh, intendiamo meditazione. Quindi eh, che eh, tu stia camminando, passeggiando, che tu ti stia bevendo un tè. In ogni caso, qualsiasi cosa noi facciamo, ehm, se noi cominciamo a riflettere questo io a cui io do così importanza, dove si trova, dove si trova questo io? Allora, se noi riusciamo a riflettere in questo modo, già possiamo parlare di meditazione. Se noi facciamo così, stiamo meditando. E, ed è qualcosa di davvero facile, no? Ce l'ha la pena? mi chi nyondola tsewa shwaa ni kondosakwe wena taa, ena mi shendaaga chunaa la gyalo wane chunje damanda chee, chunaa semaa maa shiba cha chabi kaabsa, 거르다 shalo maa tu mi li tse ya yaa taa, yaa naa chi gei mi li sese ya kaadde chee gogo to

Quando uh, capita che ti arrabbi, eh, magari eh, c'è qualcuno che ti dice eh, qualcosa di, di negativo o magari ti parlano alle spalle e questo ti eh, no, sono degli esempi no? e questo ti, eh, magari ti rende infelice e eh, cominci a, a pensare, eh, magari a, a, vuoi litigare con questa persona, vuoi rispondere a questa persona, magari eh, si litiga oppure ehm, Pensiamo anche, ehm, cominciamo a, a ragionare, no? a, a progettare che cosa dire a questa persona, come spiegare le cose a questa persona. In generale, ehm, è, è importante qualcosa di cui abbiamo bisogno: no? riuscire a parlare con gli altri e risolvere eh, i problemi. Ma se noi pensiamo unicamente a questo, quindi a come comportarci esternamente, a come eh, gestire le situazioni esternamente e a nient'altro, allora questo causa più problemi alla nostra mente. Quindi ehm, se noi proviamo a eh, non concentrarci solamente sull'esterno, ma a guardare dentro di noi e a chiederci e a, e a, e a pensare... Questo io che io considero così importante a causa di questa concezione di questo io così forte, eh, mi sono arrabbiato. Ma dov'è questo io? Dov'è questo io che io concepisco in questo modo come un oggetto che si trova lì? Eh, dov'è questo io? Se noi eh, riusciamo a ragionare in questo modo, allora che lo chiamiamo meditazione o non lo chiamiamo meditazione, in ogni caso, se ad esempio... Riusciamo a ragionare così per 5 minuti? Se riusciamo a fare così, questo fa davvero una grossa differenza. Oh, possiamo essere sicuri come possiamo essere sicuri che non c'è un, so un sé solo perché non riusciamo a trovarlo? Potrebbe essere un livello profondo della mente che non abbiamo la capacità di esperire, eh. ngaa da, taa daq da, se yaa di maa nye ne taa maa nye pa tsam gii nga tso tselne maa nye erwaa. Tselne uh, maa nye pa tsam gii anee taa di mea paa di kandres haa gogii re. Kari se naa taa chee chee naa nga tso ki sem Te 티와 teewa halibe, teewa teewa thombo, teewa nyanka chibol tsegiyo re. Peewa ki ume ta gom na loo la, teewa ndeda jene halibe zeduchembo yo re. Lamu tsunga paa ki maniye pati mepi tyoye mayi tsungu yo re. Lamu tsunga paa mape pe ngenge classical La bato Ma penola classical traditional. Questa domanda è una domanda importantissima e eh, che va a parare su dei punti davvero eh, di, eh, di livello molto avanzato è un punto molto importante. E, questa domanda è nella, nella nel, nel sistema, nella filosofia madiamica, è. è è vista come eh, un una, davvero sì, una, una domanda che è in grandissima relazione con questa filosofia. E nel, in Tibet, prima che eh, sopraggiunge, sopraggiungesse l'Amazon Kappa, eh, il mero fatto di eh, il fatto di non trovare il sé Corrispondeva, era visto come corrispondere al, uh, all'assenza del sé. quindi il se non viene trovato, il se non esiste, erano due cose che eh, corrispondevano. L'Amazon K, eh, secondo uh, la visione di L'Amazon K, invece il fatto di non trovare il se non corrisponde al fatto che il se non esiste, tant'è che peki एग्जांपल pechi shana ngi léngi jatang kani gyawarasana pe na mutar muta 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 se yudhukaa la mutar chik seka dwana mutar dhiré sikyéne dzogu tsūsa ché teni raha yu maré dwana mutar nyi chū yu maratā tā nyi chū mē bāyina mta mutar yu marabēs mutar nyi chū mbinduwa mutar minto sēlā bāyina diki yu maré Ṭhūyānshīgī yuwa re, mutākī lēkāchīgī yuwa te āñcū sa mēhā kōyū yuwa re. I ca tā, tsē nāna nyeji mindu, āni mindu lāyā mindu khārāsīna kōyī pēṅ tōgūdō lēkāchīgī tō. Tā huonā, āñcū tsēni marā yātā kharre dō, Mōtāti rangina trūpa, mōtāti dāmba trūpa miṇḍu sētāti re. Svābhāvā la nā ādi pēkela? Rāṅśīn sēti re. Rāṅśīn ki trūpa la? Rāṅśīn ki trūpa miṇḍu sēti re. Mōtāti La risposta a questa domanda, per rispondere a questa domanda si può fare un esempio. Pensiamo ehm, a una macchina. Se noi cerchiamo la macchina, se andiamo a cercare la macchina, ehm, qualcosa che noi possiamo indicare, questa è la macchina, allora non la troviamo, non troviamo qualcosa che noi possiamo indicare dicendo, eh, questa è la macchina. Cosa vuol dire? Vuol dire che la macchina non c'è, che la macchina non esiste. No, non vuol dire questo. La macchina esiste perché la macchina va avanti, e la macchina, ehm, ci, le, le persone possono entrare nella macchina, la macchina svolge la sua funzione. Quindi noi possiamo conoscere la macchina, no? vediamo la macchina, possiamo conoscere la macchina. Ehm, che cosa significa che se la cerchiamo non la troviamo? E quello che si dice nella eh, tradizione eh, madiamica è che la macchina... Non esiste um, per, um, per propria natura. Eh, natura, che eh, questo termine in tibetano, Ranshin, eh, viene dalla traduzione del sanscrito svabhava, eh, significa che la macchina non esiste per propria natura, non esiste dalla propria parte, eh, non esiste veramente, non ha vera eh, esistenza, non è veramente stabilita. chi zang yin du ka la tiwaan diya haliwe nyan ka tsabu tsaa yu u re ta tiwaan dii ki tuanda ngan zui benda paumaa yaa ngan zui nyon tu yu baa yi na ngan zui paa zui tiwaa tili chi ki chi ki pen sepe mabu chi ti shue yu u tari longi mabu kazu mabu dhuli chepa re chi zang yin du ka

e ehm, quando saremo a Pomaia durante il ritiro ci saranno occasioni di fare molte eh, domande e eh, dare molte risposte a riguardo, ehm, quindi anche agli gli anni scorsi eh, ci sono state molte domande riguardo a questi punti, ehm, quindi c'è occasione di fare molte discussioni e ehm, di avere un dialogo su questo. Questo è un punto quindi importantissimo nella uh, filosofia madiamica e eh, tutto, tuttora um, è un punto su cui si dibatte ancora moltissimo. Adesso. Per um, quindi riguardo a questa domanda, per rendere, per rendere il significato più chiaro. Eh, è importante presentare, conoscere eh, le due verità, quindi capire che cos'è la verità ultima, che cos'è la verità convenzionale, quindi ehm, comprendendo, dando una risposta su che cosa sono queste due verità, allora ehm, si riesce eh, quindi a capire appunto cosa sono le due verità e a chiarire meglio il significato ehm, riguardo a questa domanda. Oh, yeah, e ce n'è ancora una. Sono confusa. Se il mio sé non esiste, se non lo vedo e non lo trovo, quando studio, quando penso, chi pensa, chi studia, è possibile che il sé sia un concetto astratto? È una cosa che. 아니 당아 ngā tōng, ngā dāg dī tōng kī mīndō, ñē kī mīndō, ānī ngā pēnā lop jōng chē tū ānī sāmilo tāhañ tū tsaṅpa, ānī tā lop jōng chē ngiān tā sāmilo tāng kēn tī sū rē, tā tī chē sāntī dāg dī kī kowā 가르르세나 난주게 다 쩨네 다 민두 다 니게 민두 마니에 다데 가르르세나 다 세사치 퍼게 압솔루트 세티르타 랑이네 트루페 다 드니지 땅 난주게 니게 요마레 마레티 풍봉가 라테네 다 잠치게 가사다 다 타니에 다세 다티 요레 티 메베 강이 요마레 티 sankhere tonkhere drankhere keche shankhere yudvachire manje maniye dati absolute dating er opare ta tichhabat she yudkal ani rashiye demani keche telai questa domanda e la domanda prima di questa ehm, sono due domande il cui eh, punto principale il punto su cui vanno a parare è lo stesso ehm se noi cerchiamo questo se, non lo troviamo. Quindi questo se che noi non troviamo è un se eh, che esiste in maniera assoluta, che esiste ehm, come qualcosa di stabilito dalla propria parte, di stabilito di per se stesso. Eh, quindi questo se noi non lo troviamo, non lo possiamo trovare. Tuttavia, un se che dipende. Ehm, dai cinque aggregati, un se stabilito sulla base dei cinque aggregati, quindi eh, questo mero se, questo termine, eh, un, quindi mh, un se meramente eh, convenzionale, eh, esiste, non c'è nessun problema. Infatti eh, noi, eh, come persone, eh, noi mangiamo, beviamo, andiamo in giro, parliamo, quindi questo se esiste, la persona in questo senso esiste, ma non c'è un se.

Um, some days, only one week. week. Oh, sì, quindi. Mm -hmm. Quindi eh, questi ritiri sono di una settimana, e, no, quindi non sono tanti giorni, ma penso che eh, avremo il tempo no, di rispondere alla maggior parte di, di questi dubbi. E quindi ci sarà modo di meditare, di fare discussioni, meditare, fare discussioni, domande risposte. e risposte, e quindi riusciremo a capire, potremo vedere, chiederci, eh, chiarire che cos'è che non esiste, che cos'è che esiste, eh, com'è il modo dell'apprendere da parte di questa mente innata. Eh, quindi tutte queste, ehm, queste questioni, domande.

in breve ehm, se noi cerchiamo la persona non la troviamo cos'è che non troviamo non troviamo una persona che sia stabilita nella base di designazione eh, ma una persona che, è, eh, che esiste in modo convenzionale, questa esiste. Quindi esiste eh, un agente, no? questo è l'agente. Colui, eh, ad esempio, una persona che mangia, una persona che beve, una persona che va e così via. Oya, te in due kala, manzuke, mese, io, mare. a in due mani, te in due kala, karmi, in due setu cane, se in due mani, te r r r r trupi, dati, manie, pa, in due sete, Quindi che cos'è che diciamo che non esiste? Noi non diciamo la persona non esiste. Quindi um, quando diciamo uh, cercandola non la si può trovare, eh, cercando la persona non la si può trovare, cercando il se non lo si può trovare. Di che se o di che persona stiamo parlando? Stiamo parlando di un se o di una persona che sia stabilito dalla propria parte. Questo tipo di se non lo troviamo, questo tipo di sé non esiste. Ora, se siete dei principianti, ascoltate queste cose magari per le prime volte, potreste essere confusi, ma non vi preoccupate. Eh, se venite al ritiro quest'estate potremo parlare, scambiare, eh, fare domande e risposte e chiarire queste questioni. द लास्ट क्वेश्चन ही था अह लास्ट तो टाटा रीने जिचना तीरौ ओ Che Mambodo. Um, uh, scusate, scelgo un'ultima un domanda. Eh, quindi devo scegliere. L'ostilità è sempre controproducente, ma quanto può essere tossico e non compassionevole il diniego. Il modellbonismo e non curanza, e il mascherarsi di neutralità di fronte a ingiustizie e abusi di varia gravità. Uh, e nemmeno, da menzote, da sedan da contro se adi, katrine, uh, ta, ro, 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 ro. a di Katrine, da Yaboyomar Roas, inayang um, uh, ta pena michigi ta une maggipa, tanducia.

hotite oh dilaa uh, a jawr mochege nya ma thiwa tele le khadish na ostena ta ne miti ki thande mai bethone chrala nyinzu je junju je je du kala dilaa thande ge thone yale luk res ti yale malwa che shabe na ti nyam le le che ma res ti yale lo yale lo tante kontom bethone ane dande ni je do de be thone Yālai lōpa āyīna, tī pācchū tēlai ā, mōmbā sēyā ki sēshē chāyā chīkdā, rāñī ngū sēngkhālai ā, āñi tūcē mātēyā, kāngē mātēyā chīka chēpa yōreīs. Sōsō ki sēngkhāla, shēng ki sēngkhāla? Kā, sōsō sēngkhāla, tā 소소 ki kontrō tēk tēndē kūna yālai In passato il Dalai Lama ha risposto a domande del genere dicendo: quando una persona um, agisce in modo scorretto, abusa, fa qualcosa di, eh, di negativo, eh, non, eh, non è che non dobbiamo rispondere, non dobbiamo fare niente, eh, assolutamente non è così. Quindi, quando fa qualcosa di male a noi, quando fa qualcosa di male agli altri. È importante rispondere eh, fare qualcosa, agire in qualche modo. La cosa importante però è farlo senza che dentro di noi sorga rabbia, farlo ehm, tramite compassione. Se noi riusciamo a, certo, a rispondere, ad agire nei confronti degli altri in questo modo, senza dentro di noi essere arrabbiati, allora eh, questo riguardo alla nostra mente, allo stato della nostra mente, allo nostro stato psicologico, fa davvero una grande di mh, mh, differenza ed è davvero di grande beneficio. Da ya pöle ya kadom binyo le batin so yin ba yin no shanchu che sem nyam le che do kane khonchu ki ju se se chetan ne dang yo mare mi shen ki dong na mi shen ki chuen da kar yo ba chama so so le chuen le rang ki jaka ya da ral kar yo ba thom chi shen le phat tang ne ane Mi sink so 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 le nienzu ma tao ce ne, caro giù ce so 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 gom. Pale, ya letta na manone, cadomino le basi atten d'angiù. In Tibet, eh, per quanto riguarda i maestri Kadampa, eh, loro quindi praticavano eh, quando praticavano la, la mente dell'illuminazione, eh, in che modo pensavano? Pensavano. Um, qualunque cosa uh, mi venga fatto, eh, quindi, il loro tipo di pratica no? era proprio pensare che qualunque cosa venisse fatta a loro allora ehm, avrebbero preso su di loro tutta la sofferenza, accettato qualunque cosa di negativo gli venisse fatto e avrebbero donato, avrebbero mandato a tutti gli esseri senzienti eh, felicità, ogni cosa buona, ogni cosa piacevole, quindi, ehm, senza. Ehm, quindi accettando qualsiasi cosa uh, di negativo, tutto il male fatto a se stessi, ehm, dare, eh, donare, quindi prenderlo su di sé, prendere tutto il male su di sé e dare agli altri eh, soltanto felicità. Questo era il tipo di pratica eh, di cui parlavano loro. <susurra> Qual era quindi eh, la loro preghiera? In che modo pregavano? Pregavano pensando possa io prendermi tutte le, le perdite, tutto, uh, tutte le sconfitte su me stesso e possa dare agli altri tutte le vittorie. Questo era il loro modo di pensare.

Ora, se davvero noi riusciamo ad avere un pensiero di questo genere puro, e tramite questo puro pensiero pensare, um, possa io ricevere tutta la sofferenza, possa io prendermi tutta la sofferenza degli esseri, possa io donare loro tutta la mia felicità, tutte le mie buone qualità. Se noi uh, riusciamo a pensare in questo modo, in modo puro, eh, allora davvero.

Che cosa dice il Dalai Lama riguardo a questo? Dice che una tale persona che pratica in questo modo, che pensa in questo modo, eh, cosa pensa? Pensa che uh, l'altra persona, possano gli altri, possano avere felicità.

Questo io che è ciò riguardo al quale io voglio, a cui voglio procurare felicità, l'io a cui voglio dare felicità, e che sembra che io possa trovare puntando il dito e dicendo questo è l'io. Se lo cerco, se lo cerco non lo posso trovare. In questo modo pensiamo poi a tutti gli esseri senzienti che sono simili a noi, e, um, tutti gli esseri senzienti proprio come me desiderano essere felici e um, quindi mentalmente eh, cerchiamo di uh, coltivare il desiderio di renderli felici, di essere loro di beneficio. Non dobbiamo andare in giro a farlo uh, fisicamente, lo facciamo mentalmente, no? Per quattro minuti. No, yeah. Tango, Cominciamo.

E poi eh, facciamo quello eh, che abbiamo fatto con, eh, ieri con le mani, so sfregando e soffiando eh, sulle mani. Eh, allez, bon, sound di de... Cerceborro. Mm. Della palla umana Adesso facciamo un, 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 la sì, eh, la, mandiamo il, il mantra, soffiamo il mantra sulle mani. <totipo> grazie a tutti and thank you very much all of you and then see you next uh, online meeting grazie, you, a tutti, uh, grazie a tutti grazie eh, a tutti ci vediamo presto um, in, anche con gli altri appuntamenti online thank you David thank you tu grazie